No, ragazzi, per favore, ve l'ho detto mille volte, i telefoni spenti, eh. Siamo in onda. Ciao Beatrice, scusa il vocale, ti ho provato a chiamare, ma mi sa che la sopra non prende. Veramente non ti sto a dire quanto mi è dispiaciuto che te ne sei andata senza neanche avermi salutato una volta nella vita. Però mi rendo conto che questo è un problema secondario rispetto al tuo decesso. Però ecco, ci tenevo a dirtelo perché ci sono rimasto molto male. Comunque la cosa importante, anche se sei morta, è che stai bene. Io continuo a chiamarti perché ho pensato magari adesso c'ho più tempo, ma tu comunque continui a gustarmi, che per certi versi è anche coerente con la tua attuale condizione di spettro. Però ecco, 28 chiamate senza risposta per una che deve solo stare seduta in cielo per l'eternità, ecco, mi sembra una mancanza di rispetto, ma sicuramente, come sempre, sono io che sbaglio. Sbaglio a volerti un bene che tu forse non ti sei mai meritata, perché non hai idea dei sacrifici che ho fatto per te, Beatrice. Per avere cose in cambio? Manco un saluto. Mai. Solo chiamate perse. Messaggi senza risposta. Beatrice. Qua la situazione sinceramente è grave. Mia moglie mi ha lasciato, la mia città mi ha esiliato. Beatrice, io non ti chiedo tanto, un messaggino ogni tanto, uno smile, che ti costa, dico io? Cioè, mamma mia! Comunque alla fine quella cosa che ti dicevo l'ho scritta. Se magari mi mandi la posizione precisa te la faccio spedire. Poi fammi sapere se ti è piaciuto. Va bene anche un cuore, cioè non c'è bisogno di un messaggio con le parole. Ciao, ciao. Povera Beatrice, povera Beatrice.